Salve cari amiche e cari amici, qui il vostro Santen Chan vi saluta di nuovo. Dopo tanto tempo torno a fare un video suggerendovi i numeri da giocare. Questo è il mio terzo video. Spero che vi possa essere di aiuto. Mi raccomando, se vi è di aiuto, condividetelo perché con la fortuna non si deve essere egoisti. Poi commentate il video, ditemi se vi ha aiutato a vincere e dategli like. E soprattutto, se vi è stato utile questo video, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, guardate i miei video, commentateli, condividete questo video e tutti gli altri video, che la vostra fortuna possa aumentare ancora. E adesso passiamo al video. I numeri da giocare al lotto. Io non li gioco perché non ho denaro per giocare, quindi Lotto 57 32 21 1 74. Ambo 22 e 23. Superenalotto 16 36 2 74 5 in alternativa 75 di nuovo, credo di. E poi volete delle terne? 2 66 98 3 33 99 5 26 e 98. Da giocarsi alternativamente su tutte le ruote e lotto ogni 10 minuti, ogni 5 minuti, 2, 7, 9, 35, 44. Sulla base di che vi suggerisco questa volta questi numeri? Perché voi me lo chiederete. Chiedetemelo sulla base di che? Lo volete sapere? Vieni qua che te lo dico io. Vieni qua che te lo dico io. Sulla base di nulla. Perché il gioco è una cosa irrazionale e quindi non ci sono elementi logici o razionali per supportare e sopportare il vizio del gioco. Quindi io soltanto spero di darvi un'ispirazione per giocare, ma non ci sono degli elementi razionali per dire 78, 44, 45, 47. Non ho fatto dei calcoli, non ho del software, non ho fatto nulla del genere. E semplicemente ho dato i numeri al lotto, appunto. Ho dato i numeri. Se Perché occorre un pretesto per giocare, che giocare non si sa mai. Se voi dovreste vincere, ve lo auguro, guardando questo mio video, accettando le mie suggerenze, volete altri numeri? 4, 74, 79, 85, facciamo anche 99. Non vi ho mai suggerito il 00, il doppio zero. Mettetelo in alternativa a tutti i numeri precedentemente menzionati. Non si sa mai, magari dovesse uscire anche lo zero o doppio zero, le uova. E solo serve avere un pretesto per giocare qualche numero e io cerco di aiutarvi a trovarne uno se già giocate. Se non giocate, non entrate nella dipendenza del gioco perché è difficile guadagnare del denaro. Poi un capitolo a parte del quale io ho parlato in molti miei video che potrete trovare nel mio canale di YouTube. Il fatto che, per esempio, lo sapevate che chi ha inventato il Totocalcio si è molto arrabbiato e ha voluto ritirare lo sfruttamento da parte del monopolio dello Stato del gioco che ha patentato e brevettato? Perché, secondo l'inventore del Totocalcio, innanzitutto, giustamente, né le giocate né le vincite dovevano essere tassate. Noi giochiamo, o chi gioca,
con i soldi che già ci tassano quando ritiriamo lo stipendio, la pensione o una vincita. Ma è questo il punto. Innanzitutto non ci devono tassare la giocata e poi non ci devono tassare la vincita. E poi un'altra cosa, che soltanto l'1% di quello che si raccoglie va ai vincitori. E dove va il rimanente? Più del 50% nelle strutture ed infrastrutture del gioco in questione, e il resto per coprire altre spese. Quindi alla fine è un sistema che si mangia i soldi che raccoglie, e solo l'1% va in vincite. Uno che ha un 1% o un 0,01% di probabilità di vincere, quindi il rischio di perdere è altissimo, anche se si tratta di 5 euro, hai più possibilità di vincere in un'operazione nella borsa, in un'operazione finanziaria, che non di vincere in un gioco d'azzardo. In più deve essere tassato quando va a giocare e quando va a ritirare i soldi. Che molte volte, se per caso ti azzardi a vincere 2 miliardi di euro, ti dicono non ne abbiamo, falso, perché solo l'1% va nelle vincite, o meno dell'1%, però ti dicono non abbiamo i soldi, non abbiamo i 2 miliardi, ti diamo la decima parte, oppure se vuoi la metà te le diamo in quote mensili. E sai quando in quanto tempo ti pagano? Magari uno è già crepato. E quindi poi non si può ereditare questo pagamento mensile, quindi va tutto allo Stato. E quindi giocare è soltanto per divertirsi, ma siccome tutti noi quando giochiamo vogliamo vincere denaro perché si gioca per denaro, e alla fine il divertimento è poco o nullo. Quindi vi consiglio di moderare il gioco se giocate, quindi guardate questo video per vincere. Vi consiglio comunque che la miglior forma di vincere prima di tutto è non giocare. Secondo, moderare il gioco ed eventualmente, se si vince, saper gestire quello che si è vinto, soprattutto se è tanto denaro, perché ci sono i nuovi arricchiti che con il gioco diventano più poveri, perché ti indebiti, pensi di essere milionario, di continuare a essere milionario, e spendi, 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 e poi anche quello che compri, auto, case, tutto, generano più spese, tasse da pagare, mantenimento. Quindi di andare molto cauti se si vince, di conservare i propri risparmi, a meno che non si ha 80 anni e si vinca 1 miliardo di euro. Allora in quel caso puoi spendere con certa restrizione o moderazione, ma se tu hai 20 anni e vinci 100.000 o 200.000 euro o 500.000 euro, che è più probabile, e vuoi arrivare a conservare quel denaro il più tempo possibile, modera le spese. Perché i soldi non ritornano indietro. Se per caso vinci. Allora, grazie di aver visto questo video. Commentalo, se ti piace condividilo e a presto. Ciao.